funzione pubblica all'interno di un sindacato è quella branca, quel settore che si occupa dei servizi alle persone e alla collettività. Parleremo anche di questo oggi proprio con il segretario della funzione pubblica della CGIL di Teramo, del provinciale Amedeo Marcattini, oggi qui ospite a Buonasera. 45 giri. Buonasera. Buon pomeriggio, Buon grazie di pomeriggio. essere qui. Questa breve Sì. introduzione perché il titolo della trasmissione odierna è la funzione pubblica, semplicemente perché appunto una branca, questa branca di cui tu ti occupi all'interno del sindacato dal 2008, quindi tra l'altro da 7 anni, quindi il prossimo anno si cambierà Si perché ogni cambierà. 8 anni c'è questo cambio al Sì. vertice dei vari settori all'interno del sindacato, e quindi in questi 8 anni poi ti sei occupato di tanti casi spinosi, venendo comunque da un'altra branca che era la Fillea, che si occupava di edilizia. Sì, noi come CGIL abbiamo questa norma statutaria che non si possono avere incarichi nello stesso settore per più di 8 anni, cioè 2 mandati congressuali. Per cui questo vale dalla segretaria nazionale all'ultimo segretario, diciamo, di categoria, come posso essere io. Per cui chiaramente un altro anno la funzione pubblica avrà un altro segretario provinciale. Ecco, c'è bisogno ancora di questa funzione pubblica, anzi spieghiamo che cos'è questa funzione pubblica, anche meglio di come l'abbia introdotto io, che non è solamente quindi un settore del sindacato che si occupa di servizi alle persone fondamentalmente, alla collettività. Sì, c'è soprattutto oggi bisogno di funzione pubblica, cioè di quegli enti, di quei settori che si occupano dei servizi alle persone e alle collettività, e alla collettività. Basti pensare alla sanità, all'igiene ambientale, alle cooperative sociali che svolgono una funzione molto, molto importante, per cui credo che anzi ci sarebbe bisogno di più funzione pubblica Quindi ce in n'è questo poca. paese. Ce n'è poca. Se noi pensiamo soltanto agli anziani che vivono solo in casa, se pensiamo ai disabili, se pensiamo a tutta una serie di popolazione che comunque non possono vivere o da sole o comunque hanno bisogno di aiuto, quello deve essere una funzione proprio del pubblico, cosa che purtroppo in questo paese negli ultimi anni stiamo perdendo. Perché si sta andando verso più il privato, quindi il trend nazionale come lo vedi? Ma le politiche degli ultimi governi, e io non salvo nessuno, né il governo di centrodestra, né il governo di centrodinistra, né tantomeno l'attuale governo, che non si capisce di quale schieramento ha sempre attaccato il pubblico impiego, il lavoro pubblico, e ha sempre di più dato servizi ai privati. Questo non solo non ha portato un miglioramento dei servizi, anzi ha anche un peggioramento dei servizi, Quindi parli delle privatizzazioni delle avvenute in questi privatizzazioni che anni? i vari enti hanno fatto in questi anni, ma anche dal momento in cui la spesa pubblica è aumentata in questi anni, non c'è stato neanche Un risparmio. un risparmio economico. Però perché c'è tutto questo astio anche a livello, sì, chiamiamolo astio tra virgolette, a livello di comunicazione negli ultimi anni che è cresciuto verso il servizio pubblico, verso veramente l'impiego? Verso il dipendente Verso il pubblico, dipendente verso il pubblico, dipendente. soprattutto visto magari anche come quello che non fa nulla dalla mattina alla sera, diciamoci le cose come stanno, perché quello è il pensiero poi Dei medio del cittadini, cittadino. del cittadino, ma perché, ripeto, c'è stata una politica e anche una campagna mediatica, ricordiamo tutta la Brunetta, i fannulloni, eccetera. Ma noi intanto dobbiamo partire da un dato, che il pubblico impiego, il dipendente pubblico, sono 6 anni che non ha il rinnovo del contratto. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che questa cosa è anticostituzionale. Ma a parte questo, che comunque è anche una questione importante,
se ci sono delle disfunzioni, se ci sono delle disfunzioni, io non credo che sia responsabilità di chi sta dall'altra parte della vetrata, quello che c'ha, come dire, il cittadino davanti. Io credo che in questo paese ci sono chi è ben pagato, e ben pagato, se noi guardiamo i dirigenti di un piccolo comune, comunque guadagnano più di 100.000 euro, più di 100.000 euro anno tra paga base, benefit, eccetera. E questi che hanno l'onere di organizzare il lavoro. E se non sono capaci, è la politica che deve prendere delle decisioni. Il problema è che la politica, molto probabilmente, anzi sicuramente in molti casi, mettono nei posti di comando i propri yes men, come si diceva una volta, io non sono bravo in inglese, per cui, no? E allora a quel punto, noi vediamo che tutta una serie di enti, diretti da questi manager che vorrebbero governare o questi enti come se fosse un'azienda privata, poi no, queste cose non funzionano, ma chiaramente non è colpa dell'ultimo impiegato, Ma che insomma. poi l'impiegato, il pubblico ricordiamo quanto guadagna, cioè. Ma guarda, un impiegato di un comune dalle 1.100 alle 1.200 euro al mese, insomma, Quindi che questi uno sono stipendio. gli stipendi medi. Poi si alza chiaramente perché, ripeto, c'è il dirigente, che comunque guadagna molto di più e che dovrebbe essere colui che dovrebbe organizzare il lavoro. Dare l'esempio, perché si dice sempre questo. Questi 8 anni comunque di funzione pubblica, abbiamo ricordato, tu vieni dall'edilizia, quindi hai seguito diverse vertenze. Questi 8 anni appunto ti sei insomma divertito, tra virgolette, a seguire altre vertenze. Ahimè, le ultime le conosciamo, riguardano soprattutto la TEAM, però facciamo un excursus di questi 8 anni, Ma divertito, tra divertito, virgolette. divertito anche perché insomma quando un lavoratore o più lavoratori si rivolgono al sindacato vuol dire insomma che ci sono delle problematiche. Ma io mi occupo essenzialmente di pubblico, per cui le vertenze, partiamo dalla ALS, ad esempio noi siamo stati in prima fila, quando l'ospedale Val Vibrata qualcuno diceva che doveva essere venduto ai privati e noi abbiamo fatto sit-in come CGIL, come funzione pubblica sotto l'ospedale e diciamo che quella è una battaglia che insieme ai cittadini della Val Vibrata abbiamo vinto. Tra l'altro adesso è un ospedale rifiorito. Cosa ne pensi adesso dell'ospedale Val Vibrata qui a Ma Sant'Omer? è quello che dicevamo noi, essendo un ospedale poi di confine, l'ALS di Teramo ha milioni di euro ogni anno di mobilità passiva. Se noi avessimo chiuso o comunque avessimo ridimensionato o peggio ancora venduto ai privati come voleva fare Venturoni all'epoca, sarebbe stato molto peggio, per cui Parliamo dell'all'epoca assessore assessore alla sanità regionale, Sanità Lanfranco regionale, Venturoni. che ebbe questa idea insomma, di vendere, che voleva vendere ai privati. E poi anche per quanto riguarda l'igiene ambientale, per quanto riguarda le cooperative sociali, insomma in questi anni mi sono occupato di queste vertenze che riguardano le persone in carne ed ossa. Certo, e questi anni insomma c'era la vicenda insomma di Teramo Ambiente Teramo che Ambiente, sì. comunque ha subito delle evoluzioni o involuzioni a seconda dei punti di vista, e ultimamente poi avete anche organizzato uno sciopero, Sì, anzi più di uno sciopero sì. poi alla fine, l'ultimo recentemente, un paio di settimane se non sbaglio. Noi abbiamo fatto la Teramo Ambiente, abbiamo fatto un primo sciopero l'8 di luglio, dove hanno partecipato il 100% dei lavoratori interessati a quelle problematiche. Poi abbiamo cercato di trovare un accordo con l'azienda, abbiamo fatto un incontro in prefettura il 3 di agosto, su nostra richiesta, il prefetto ha convocato le parti, l'azienda e le organizzazioni sindacali, lì abbiamo trovato un muro da parte
della Teramo Ambiente e abbiamo indetto altre due giornate di sciopero il 15 e 16 di settembre. Anche questa molto, questi due giorni di sciopero, ricordiamoci che quando il lavoratore sciopera quella giornata non percepisce il salario. C'è stata un po' di maretta in città appunto perché per questo sciopero. Per cui insomma è un sacrificio che noi abbiamo chiesto ai lavoratori che hanno risposto in massa, non con le stesse percentuali dell'8 di luglio, ma teniamo conto che... 70%. Che teniamo conto che l'amministratore delegato dal 9 luglio alle 4 di mattina per tutto il periodo di luglio, agosto e settembre si presentava giù a Carapollo, insomma, dove era la sede operativa della Teramo Ambiente, prendendo gli operai, i lavoratori, promettendo livelli, eccetera. Per cui abbiamo, come dire, fatto questo sciopero anche tenendo conto che comunque diversi lavoratori avevano ricevuto dall'amministratore delegato queste, tra virgolette, promesse. Alcuni hanno avuto il livello aumentato, circa 10 lavoratori, 3 giorni prima dello sciopero. Anche questo, insomma, è un atteggiamento che secondo noi non andava fatto. L'adesione allo sciopero è stata così massiccia che purtroppo, io dico, i cittadini ne hanno, come dire, pagato le conseguenze, anche se hanno cercato di mascherare un po' la riuscita di questo sciopero, hanno pulito il centro di Teramo, per dire, no? Che comunque poi le frazioni... Beh, qualche disagio si è creato. Le frazioni erano piene di immondizia. Fatti questi due giorni di sciopero, diciamo che la Teramo Ambiente è venuta più a miti consigli, praticamente ha accettato una parte delle nostre rivendicazioni, cioè quello del cambio di orario di lavoro: dal 28 settembre si tornerà al 6 ore per 6 giorni, e il 30 settembre ci ha convocati per discutere delle altre questioni che erano alla base dello sciopero. Quindi siete soddisfatti comunque? Siamo soddisfatti, e questo grazie ai lavoratori della Teramo Ambiente che insomma hanno tenuto duro rispetto a questa battaglia. Ecco, ricordiamo quanti lavoratori ci sono nella Teramo Ambiente. Allora, complessivamente, parliamo anche di impiegati, sono circa 200. Teniamo conto anche che comunque una parte di lavoratori stanno in cassa integrazione straordinaria, cioè quelle lavoratrici che delle polizie, immobili, del museo, perché questi sono servizi che la Teramo Ambiente non ha più, per cui raggiungiamo un accordo della cassa integrazione straordinaria fino a giugno del 2016. Gli impiegati stanno facendo la solidarietà, perché la Teramo Ambiente aprì una procedura di mobilità nel mese di aprile di quest'anno per 42 licenziamenti, compreso anche 12 impiegati. Abbiamo fatto anche lì una battaglia, e in parte anche lì l'abbiamo vinta, cioè nessuno è stato licenziato dalla Teramo Ambiente. Alcune lavoratrici stanno in cassa integrazione straordinaria, altri stanno in solidarietà. È chiaro che dobbiamo lavorare in questo anno affinché si creino le condizioni affinché dal giugno 2016 nessun altro perda il posto di lavoro. Certo, ma qual è il futuro, come lo vedi la Teramo Ambiente? La Teramo Ambiente, il futuro, io credo che l'igiene ambientale non dovrebbe andare in crisi, insomma, anche perché è un servizio essenziale. È un servizio essenziale, è un servizio che comunque i rifiuti si creano i rifiuti, per cui non dovrebbe andare, se diretta in maniera... Se diretta bene, credo che non dovrebbe avere problemi per il futuro. Si profila comunque anche l'ipotesi di poter creare, anche per migliorare, insomma, la capacità di investimento, un gestore unico. Come la vedi questa ipotesi di creare un gestore unico? Qui in Val Vibrata esiste la Poliservice, che saprai. Sì.
Questo credo che sia una proposta positiva. Penso che non ci dovrebbe essere campanilismi tra Val Vibrata, Teramo, Giulianova, Valfino, eccetera. Anche perché c'è poi quella vicenda che insomma stiamo seguendo del Del Cirsu. CIRSU, insomma, io credo che questo potrebbe essere una base di partenza affinché si discuta veramente di igiene ambientale, di rifiuti in maniera seria. Per cui saremo a vedere, insomma, che cosa partorirà questa proposta. Venendo invece alle problematiche sanitarie di cui parlavamo prima, allora la ASL in questo momento si parla di carenza di personale, infatti poi anche oggi avete inviato un comunicato, insomma, in cui si parla di questa carenza di personale sul concreto rischio di non poter garantire i servizi sanitari al cittadino per carenza di personale medico, paramedico e amministrativo. Qui come siamo messi? Qui stiamo messi male perché la ALS di Teramo, diciamo che è stata quella più penalizzata negli anni ed è stata quella che ha pagato di più a livello, diciamo, di personale, che ha pagato di più a livello di servizi, di reparti chiusi. Teniamo conto che in Abruzzo c'erano, adesso alcuni ospedali, c'erano 32 ospedali, 4 in provincia di Teramo, gli altri 28 erano tra Aquila, Pescara e Chieti. La maggior parte degli ospedali da Pescara e Chieti sappiamo, sia pubblici che privati, Vabbè, andando lì complessivamente. ci sono anche le cliniche private, se Sì, conteggiamo complessi, quelle, sì, cosa che sì. non c'è in provincia di In Teramo. provincia, per fortuna io dico, perché poi abbiamo visto, insomma, a Chieti che cosa ha determinato il privato nella sanità. Dicevo, è stata quella più penalizzata, è quella che ha pagato di più, per cui sia a livello di personale medico e infermieristico, personale sanitario in genere, ma anche personale amministrativo. E oggi la ALS di Teramo si trova ad avere circa 600 persone in meno di quello che dovrebbe servire per far funzionare i 4 ospedali, per far funzionare la medicina del territorio, per far funzionare, diciamo, la sanità nella nostra provincia. Adesso c'è il rischio che il 30 settembre centinaia di lavoratori a cui non verrebbero rinnovati il contratto, il lavoratore a tempo determinato. Ma se la ALS dovesse fare questa Quindi scelta, sono contratti a tempo determinato, sono contratti a tempo che comunque quindi determinato, avevano una scadenza, che avevano che una scadenza, ma che comunque servono a garantire i livelli essenziali. Senza questi lavoratori, siano medici, infermieri, OSS, eccetera, non sarebbero più garantiti i livelli essenziali nella nostra provincia. Per cui noi l'appello che abbiamo fatto alla Regione e alla ALS, di sedersi un tavolo di trattative. Abbiamo già fatto una prima riunione, la prossima la faremo venerdì 25, dove noi intanto chiediamo di rinnovare i contratti in essere, quelli che scadono, e poi chiediamo alla Regione non di avere un occhio di riguardo all'ALS di Teramo, ma di ridare il mal tolto che in questi anni è stato fatto alla sanità teramana. Per cui questa adesso sarà la nostra battaglia, perché noi intanto vogliamo che più lavoratori vengano assunti a tempo indeterminato, perché questo deve essere a tempo pieno. il nostro obiettivo. Nel frattempo chiediamo che dal 1° ottobre vengano rinnovati i contratti in scadenza il 30 settembre. Però voi avete già ascoltato in tal senso il manager della ASL, attuale manager Sì, Fagnano? beh, diciamo che l'attuale manager Fagnano alle volte è più sindacalista di noi, insomma, anche nelle critiche alla Regione Abruzzo. Per cui speriamo di avere
il manager al nostro fianco quando no, andremo a discutere anche alla regione per tutta una serie di problematiche. Certo, facciamo una pausa pubblicitaria, rientriamo tra qualche istante, sempre continueremo a parlare della ASL, sicuramente della sanità teramana e poi del resto della funzione pubblica. Eccoci qui, ben rientrati dopo la pausa pubblicitaria, siamo a 45 giri con Amedeo Marcattili, segretario provinciale della funzione pubblica CGIL di Teramo. Stavo parlando di funzione pubblica, in questo caso poi di sanità, quindi tutto ciò che è legato alla ASL teramana, anche agli ospedali teramani. Dunque queste 300 unità a rischio con questo contratto che probabilmente non si capisce bene se verrà rinnovato o meno. Tu dici comunque questo manager... diciamo che vi viene incontro in tal senso, sembra abbastanza propenso. Beh, certo, voi invece con l'altro avevate un po' di maretta, un po' di maretta c'era con l'ex manager Varrassi. Non solo con Varrassi, ma diciamo anche con l'ultimo, che poi il penultimo che c'è stato qualche mese, Rolleri, non è... ma con Fagnano... Beh, Rolleri abbiamo, è stato, diciamo, qualche mese, poi andato, una scheggia impazzita, perché qualche mese e poi è andato poi, via. Poi è andato via. Ma con Fagnano, devo dire, pochi incontri che abbiamo fatto, non è che abbiamo fatto due o tre incontri con Fagnano. E lui su tutta una serie di problematiche si è detto d'accordo con noi. Boh, bisogna vedere come opera, insomma. Credo che anche lui debba andare in regione a sbattere i pugni sul tavolo, perché insomma la sanità teramana, come dicevo prima, ha bisogno che gli venga restituito il maltolto che negli ultimi anni le varie giunte regionali hanno fatto. Nonostante abbiamo avuto anche una giunta regionale abbastanza teramana. Sì, io una precedente. Volta feci una battuta che ci serviva un pullman per portare la mattina tutti gli assessori, no? compreso il presidente all'Aquila che partivano da Teramo. Ecco, ma pensi... devo dire che purtroppo non... Non hanno fatto abbastanza. Non hanno aiutato la sanità teramana. Perché no. non ma l'hanno molto aiutato probabilmente, abbastanza? Ma molto probabilmente perché erano... non è che l'attuale giunta stia facendo qualcosa di più, Da Alfonso a Paolucci, eccetera, non sta facendo quello che per noi si ritiene utile per la sanità abruzzese e teramana in particolare, ma molto probabilmente perché erano prigionieri di interessi che purtroppo ci sono nella nostra regione. Non ci dimentichiamo, insomma, che questa è la regione di Angelini. Vabbè, quindi entriamo in un discorso di... sicuramente di sanità privata, e quindi vabbè, si parla sempre di questa razionalizzazione, di razionalizzare, di tagliare, tagliare i reparti, tagliare anche quindi il personale, però poi c'è sempre questa mancanza cronica di personale, di medici, di infermieri, e quindi è un po' irrazionale. Ma guarda, pensare di voler tagliare e poi sapere che ci sia una mancanza di personale dall'altra parte. Ma negli ultimi anni la sanità teramana, specialmente negli ospedali, diciamo, periferici, parliamo di Atri, di Giulianova, in parte Sant'Omero, anche se poi Sant'Omero ha ripreso, no, un po' di vigore, hanno tagliato del Turco, da quando era presidente della giunta regionale del Turco, a poi Chiodi e adesso ad Alfonso, hanno tagliato reparti, ma comunque si parte sempre da una base di personale per anni in Abruzzo e nella provincia di Teramo non si è potuto assumere perché c'era il commissariamento della sanità. Quindi c'era il blocco assunzioni. Per cui c'era il blocco delle assunzioni. Eravamo i cattivi che dovevano rientrare. Eravamo i cattivi che dovevano rientrare nelle,
il patto di stabilità, insomma, un deficit, c'era però, un deficit un deficit, sì. creato nel corso Sembra che degli siamo anni. usciti, sembra che siamo usciti, E adesso però. siamo usciti da questo commissariamento, così ha dichiarato Sembra. l'assessore regionale Paolucci. Paolucci, e quindi adesso si può finalmente tornare a riassumere. Beh, sì, in parte diciamo che la regione ha dato, io parlo della ALS di Teramo, non so nelle altre ALS com'è la situazione, ha dato in parte la possibilità di assumere sia medici che restante personale infermieristico. Si è fatto la mobilità per 41 infermieri che dovrebbero essere assunti, diciamo, da qui a poche settimane, che stanno vagliando le domande. Si è fatto la mobilità per 80 OS, ne hanno assunti credo una trentina, 25-30, per cui per il resto entro il mese di ottobre dovrebbe uscire il concorso. Sono stati assunti 12 ausiliari a tempo indeterminato il 15 di settembre, anche se lì c'è una pagina amara perché lavoratrici e lavoratori che da anni lavoravano prima con la cooperativa Filadelfia, poi con l'agenzia interinale, non hanno potuto partecipare al, diciamo, questo concorso, tra virgolette, che non è un concorso in quanto fino all'ex quarto livello non si fanno più concorsi nella pubblica amministrazione, ma si prende tramite il centro per l'impiego, in base all'articolo 16 della 56. Questi non hanno, erano anni che lavoravano non come dipendenti della ALS, ma come dipendenti, diciamo, di strutture private all'interno della ALS, non hanno potuto partecipare questo concorso indetto dal centro per l'impiego. È vero che sono stati assunti 12 a tempo indeterminato, ma 12 sono comunque usciti a quelli a tempo determinato. Per cui, insomma, qualche possibilità di assunzione in più adesso c'è. Il problema è che secondo me non basta. Non Non basta. basta, e ci sono sempre queste 300 unità, insomma, di cui voi fate riferimento. Intanto stiamo vedendo delle immagini, abbiamo visto anche il pronto soccorso, lì quello è un altro esempio, il Questo pronto soccorso è un altro problema. di problema, carenza di personale, lì ben lì si fa sentire. Sì, si fa sentire al pronto soccorso di Sant'Omero, ma come a tutti i pronto soccorsi di quattro ospedali della ALS di Teramo, ma si fanno sentire mancanze personali anche in altri settori, in altri reparti. Il problema è che da quello che si sente in giro, e che vogliono fare dei pronto soccorsi H12, insomma, questo secondo me è Se proprio ne parlava. è una cosa senza senso, noi faremo la battaglia Se ne parlava finché. già lo scorso anno, Sì. ecco lì, a che punto siamo, appunto, Ma lo stai lì ricordando. non si capisce perché, insomma, io Come può un pronto leggevo l'altro soccorso giorno. essere H12? Ma è questo che noi ci chiediamo. Poi, tenendo conto che comunque ci sono quattro pronti soccorsi nella nostra provincia, per cui com'è possibile, ad esempio, da Atri, da Cioè, Sant'Omero, Teramo da sarebbe Giuliano. l'unico pronto soccorso a cui fare riferimento nelle successive 12 ore, dove sarebbe bloccato il pronto soccorso dell'ospedale limitrofo, tipo Sant'Omero, sarebbe Questo non H12. ripeto, ancora non sappiamo come vogliono organizzare. Chiaramente è una cosa improponibile, insomma, una cosa del genere. Io ricordo, stavo qui qualche mese fa a fare una trasmissione e ci fu un'intervista che fu mandata all'assessore Pepe, che disse che assolutamente che il pronto soccorso di Olava Vibrato sarebbe stata H12, poi vediamo se mantiene quello che ha detto qualche mese fa.
H24, che non sarebbe stato toccato. In effetti, però, ultimamente non se ne è parlato più, perché poi a livello di mediatico informativo si è un po' stata accantonata questa cosa. Dopo ma io non voglio, sai, quando non se ne parla, quando peggio. Non se ne parla è peggio, quando non se ne parla è peggio, perché insomma anche come ad esempio con il decreto Lorenzin, ospedali secondo livello, ospedali di primo livello, quale verrebbe un fatto? Tempo si chiamavano acuti, non acuti, ma adesso hanno cambiato nome. Sì, ma comunque poi il problema è sempre quello, insomma. Non, io credo che noi dobbiamo mantenere l'attuale struttura per quanto riguarda gli ospedali, cioè i quattro ospedali. Ecco, quindi sei favorevole che rimangano così, Teramo, sì, Atri, ma, sì, io anche sono, se Atri, insomma... Atri la stanno smantellando poco poco, Giulianova l'hanno smantellata poco poco, che insomma Giulianova è rimasta. Però adesso sono arrivati gli investimenti. Gli investimenti, per cioè, Giulianova. Ma il problema è questo, a parte il fatto che sono 15 anni che si parla dell'ospedale nuovo di Giulianova, ricordo l'allora assessore alla sanità Salini venne a Giulianova nel 2000, parliamo del 2000, a inaugurare il progetto dell'ospedale nuovo di Giulianova, il progetto. Sono 15 anni, però insomma quello vecchio non è stato restaurato e quello nuovo non si vede, non si vede. Però il problema è, va bene, facciamo l'ospedale nuovo di Giulianova, ma che cosa ci si mette? Cioè questo è il... cioè che ci facciamo con l'ospedale nuovo di Giulianova? Nel senso, all'interno delle mura, d'eccellenza. All'interno di quelle mura, poi cioè, oppure lo facciamo che con i reparti che ci stanno adesso, insomma, non ha senso una cosa del genere. Allora che ci deve essere un piano, e questo come dire, è la alza in prima persona, dove si dice l'ospedale Sant'Omero ci deve essere questa eccellenza, c'è la specializzazione, cioè, questa, l'ospedale di Giulianova, quest'altro, l'ospedale di Atri e quell'ospedale di... Questo mi ricorda un po' il discorso, ne parlava così l'ex manager di questo, quindi un punto di raccordo. Vabbè, ma non, le cose c'era con le cose buone, noi non è che a prescindere con Varrassi, però... invece Fagnano, questo lo diceva Varrassi, lo ricordo perfettamente, dove si parlava di ospedali da specializzare, non ci potevano essere ospedali che facessero tutto. Invece il manager Fagnano l'anno scorso, già cioè qualche mese fa, era anche qui in questa trasmissione col 45 giri, buttò l'idea dell'ospedale unico. L'ospedale unico, lasciando Sant'Omero, quindi l'ospedale qui Val Vibrata, ma prevedendo un ospedale unico per la vallata del Tordino in questo caso, quindi che potesse raccordare Del Vomano, quindi che potesse raccordare Teramo, Giulianova ed Atri, magari da localizzare a Mociano. La trovi un'idea così assurda? Non è un'idea assurda, la mia preoccupazione è un'altra. Purtroppo in Italia siamo abituati alla politica dei due tempi, cioè il primo tempo sono i sacrifici, il secondo tempo dovrebbero essere come dire, il ritorno ai cittadini dei sacrifici che sono stati fatti il primo tempo. Il problema è che si gioca solo il primo tempo, il secondo tempo non si gioca. Allora la mia preoccupazione è quella, giochiamo prima il secondo tempo e dopo vediamo, cioè nel senso che diamo una medicina al territorio che si ritenga tale, facciamo sì che i cittadini di Atri, di Giulianova, di Teramo abbiano, non abbiano queste liste di attesa che per fare un elettrocardiogramma bisogna aspettare un anno, che per fare una risonanza bisogna aspettare 8 mesi, eccetera. Facciamo questo e poi eventualmente pensiamo a un ospedale di eccellenza, un ospedale unico. A me mi sembra che si sia partito con il, anche questa volta con il piede sbagliato, cioè facciamo l'ospedale unico lasciando così com'è la situazione. Io non credo che poi... Cioè partiamo dal primo piano senza fare le fondamenta. Facciamo le basi, facciamo le basi e poi, come dire, se il cittadino ha i servizi, diciamo, tra virgolette, essenziali, no? Vicino casa, cosa. Poi se si deve spostare, se malauguratamente deve essere ricoverato di 10 km, di 15 km, non credo che faccia il problema, che però deve avere il
il servizio vicino casa, e se ha un problema serio sa che in una settimana può fare gli esami che ritiene più opportuno. Invece qua, ripeto, si gioca solo il primo tempo e poi il secondo tempo se ne dimenticano tutti. Vabbè, comunque un'idea che non ti dispiacerebbe, poi tutto sommato. Guarda, noi come siamo aperti a ogni discussione, insomma, però ecco, non vorrei che si chiudesse l'ospedale di Atri, l'ospedale di Giulianova, l'ospedale di Teramo e poi cioè, che facciamo? Allora, insomma, non... Io credo che il campanilismo poi non porterà in realtà, cioè anche troppo, anche quello che gioca... Ma guarda, sì, il campanilismo gioca perché, se, ad esempio, facciamo il problema del punto nascita di Atri, ma veramente noi siamo convinti che di Atri o della zona di Atri, insomma, di Cermignano, non so, no, no, i paesi là vicino, vadano a partorire a Pescara o vengono a Sant'Omero, vadano a... Era, ma insomma c'è anche un problema di rischio di chi deve partorire, insomma, non può essere, la sanità non può essere come una fabbrica di bulloni, con tutto il rispetto per chi fabbrica i bulloni, cioè, non è che il conto servizio al cittadino. È un servizio al cittadino di cui il cittadino paga lautamente le tasse, per cui non può essere, come non ci sono 500 partorienti ma ce ne sono 499, allora chiude, cioè, non può essere questo il ragionamento. Vedremo che succederà nei prossimi mesi, comunque, perché comunque con Fagnano c'è un buon rapporto, e vedremo su tutti questi aspetti, ospedale unico, pronto soccorso e assunzioni. Continueremo a parlare nei prossimi mesi di queste vicende legate alla ASL. Stiamo quasi alle battute conclusive, le ultime le riserviamo per un altro caso seguito in queste settimane, insomma, che è Giulianova patrimonio, sul licenziamento ritenuto irregolare da voi come sindacato di un addetto che ha una percentuale di invalidità. Sì, questa è, diciamo, è veramente il paradosso. C'è un lavoratore che unanimemente è riconosciuto, che ha sempre, diciamo, fatto il suo dovere, anche di più del suo dovere, che ha delle ha una malattia, ha avuto più di un infarto, insomma ha dei bypass, eccetera, eccetera. Questo lavoratore è stato licenziato perché ha superato il periodo di comporto. Il periodo di comporto significa che ogni lavoratore, poi sono i contratti nazionali che determinano questa cosa, non può superare un tot numero di giorni di malattia nell'anno solare, in questo caso 180. Il lavoratore ha superato questi 180 giorni, però il contratto e la legge, l'articolo 2110 del Codice Civile, dice che il datore di lavoro potrà licenziare superato il periodo di comporto, non è che dovrà licenziare. Per cui io mi sarei aspettato da Giulianova Patrimonio, che è una società al 100% partecipata al comune di Giulianova, un atteggiamento nei confronti di questo lavoratore più umano, dicendo a questo lavoratore: bene, hai superato il periodo di comporto, il contratto prevede che se un lavoratore supera il periodo di comporto può chiedere qualche settimana, qualche mese di aspettativa senza retribuzioni. Mi sarei aspettato che il presidente o chi per lui chiamasse il lavoratore e diceva: vabbè, vediamo, insomma, se le tue condizioni di salute non ti permettono di ricominciare subito a lavorare, ti aspettiamo, anche perché la sua malattia è dovuta anche al fatto della tipologia di lavoro che svolgeva in Giulianova Patrimonio. Per questo noi abbiamo impugnato il licenziamento. E abbiamo avuto una risposta del presidente, dell'amministratore unico della Giulianova Patrimonio, che non sta né in cielo né in terra. Lui dice che comunque è stato costretto dalle leggi. Le leggi e il contratto non costringono il datore di lavoro, dà la possibilità al datore di lavoro,
E poi io mi chiedo, ma il sindaco di Giulianova, l'amministrazione comunale di Giulianova, tenendo conto che questo, ripeto, è una partecipata al 100% del comune di Giulianova, non ha niente da dire rispetto a questa cosa? Cioè, c'era un vecchio politico che diceva, pensar male si fa peccato, però ci si azzecca. Non vorrei che abbiano già promesso il suo posto a qualcun altro. Questo non lo sappiamo, lo stai dicendo tu, però insomma lì c'è stata una replica contro replica, adesso come andrete avanti? Ma noi, io nell'ultimo comunicato ho posto una domanda all'ingegnere Di Giambattista, ho detto, se noi ti dimostriamo, contratto e legge alla mano, che non ero obbligato a licenziare il lavoratore, sei disponibile a ritirare il provvedimento? Stiamo aspettando la risposta. Quindi aspettate questa risposta e vedremo se arriverà. Allora, siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio Amedeo Marcattivi per questa piacevole chiacchierata comunque su diverse tematiche inerenti comunque il suo settore, che è la funzione pubblica all'interno della CGIL Teramo, dove è segretario provinciale. Seguiremo altre vertenze, perché non finisce qui sulla sanità, sulla ASL, avremo forse un autunno e un inverno caldo. Fuori le temperature saranno abbastanza fresche, ma in realtà dentro le temperature non saranno così gelide, e quindi avremo modo di farci altre piacevoli chiacchierate. Grazie ancora Amedeo Marcattivi. Grazie a voi. Con 45 giri invece ci ritroveremo domani per un nuovo appuntamento. Arrivederci.